Quest'anno è stato un anno che ci ha visto impegnati in soluzioni, come dire, last minute per riuscire a recuperare, insomma, il recuperabile, e però è sempre interessante un confronto con i principali competitor. E questa slide che voi vedete qui, che riguarda appunto il sistema nazionale, in realtà è anche rappresentativa della situazione veneta, perché il Veneto a sua volta, come dire, è una rappresentazione abbastanza fedele di quanto Anche succede quello dovrebbe generalmente a dire, livello grazie. nazionale. E vediamo qui quali sono state, secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, le perdite sul fronte del flusso internazionale fino a ottobre 2020. Ecco, le colorazioni in verde ci dicono le aree dell'Europa che avevano performato molto bene fino al 2019, l'Italia è tra questi, e come osservate i dati nelle bolle azzurre segnalano invece le perdite che ci sono state con riferimento appunto alla crisi 2020. Ecco, che cosa rileviamo? Due fatti molto velocemente. Il primo è che la perdita è stata notevole, vedete, quasi del 60% per l'Italia, però è meno consistente rispetto ad alcuni competitor per noi importanti, per confronto la Spagna, il Portogallo, la Grecia, che già performava male. E questo perché? Per i motivi che vi diceva, per la grande varietà, diciamo, di situazioni che l'Italia offrire. La freccia gialla che vedete rappresentata indica il recupero sul mercato domestico. Molte destinazioni, il Veneto in primis, ha lavorato moltissimo sotto questo profilo, e questo consente di ridurre, diciamo, quel meno 59%, e quindi in qualche modo contenere appunto gli effetti. Al di là dei dati che appunto ci dicono che la differenziazione italiana e del Veneto hanno consentito di contenere per quanto possibile i risultati, ecco, ci sono degli elementi sui quali noi ci siamo un po', come dire, abbiamo centrato l'attenzione. E sono due fondamentalmente. Quello che abbiamo visto nel corso di quest'anno è stato una serie di elementi che ci portano a parlare di effetti di polarizzazione, di disallineamento: le grandi città d'arte che hanno performato molto male a confronto invece di territori che hanno resistito in maniera più interessante. Ma soprattutto è il tema, quello centrale, che ancora ovviamente merita di essere esplorato, e cioè quanto delle reazioni congiunturali che abbiamo visto realizzarsi nel corso di questi mesi diventeranno effettivamente reazioni di tipo strutturale. E ovviamente ancora una volta alcune parole chiave ci aiutano a mettere a punto e a fuoco questi aspetti. Il tema della personalizzazione, il tema dell'autenticità, ma anche quello della connessione sotto i vari aspetti, sono quegli elementi che abbiamo visto essere importanti in termini congiunturali, ma che diventeranno sicuramente elementi centrali dal punto di vista strutturale. Mi piace presentarvi questa slide, le spinte al modello di sviluppo turistico, perché è il risultato di un'indagine effettuata dal CISET presso la comunità dei nostri ex masterini. Parliamo di circa 700 testimoni privilegiati distribuiti sul territorio nazionale e anche all'estero e su diversi settori, i quali appunto hanno con noi cercato di mettere a fuoco quali possono essere le spinte al modello di sviluppo turistico derivanti dalla situazione di crisi. Al di là delle tematiche che già abbiamo affrontato e sentito, ecco, qui si parla di fattori di accelerazione più che di elementi di novità. Quindi la crisi come elemento che favorisce lo sviluppo di alcuni indirizzi che già erano presenti. Quindi, oltre ai temi della sostenibilità, al maggiore attenzione per l'ambiente, a questi diciamo, temi centrali, vediamo messo in evidenza il tema del Made in Italy, e dall'altro l'importanza del coinvolgimento dei vari operatori. E questo appunto testimonia l'importanza di questo aspetto proprio dal punto di vista della capacità di reazione e di competitività. Le implicazioni sul fronte del mercato turistico, della costruzione del prodotto, sono sostanzialmente anche questi non elementi nuovi, ma
che assumono oggi un ruolo decisamente più centrale rispetto a quanto non fosse nel recentissimo passato. E i temi, le parole chiave sono due: contaminazione e diversificazione. Sulla diversificazione, come dire, questa slide è una slide che spesso si è utilizzata come CISET, il paesaggio culturale, il bleisure, il turismo in libertà, ma poi quello che è il tema centrale oggi è proprio quello della contaminazione, quindi l'integrazione tra sistemi, tra modalità, tra elementi che consentono di differenziare poi la visita e di renderla appunto personalizzata e autentica, come dicevamo prima. Se parliamo di filiera turistica e del 4.0 per la filiera turistica oggi, ecco, secondo noi c'è qualcosa che prende corpo in maniera più decisa. Finora abbiamo inteso il 4.0 come il percorso di digitalizzazione, giustamente, come il percorso di nuove tecnologie a supporto della filiera. Ecco, accanto a questo, ovvero la digitalizzazione, le nuove tecnologie devono consentirci di ottenere tre obiettivi centrali. Il primo ha a che vedere con la valorizzazione e la messa in atto dei concetti di esperienza e quindi del nuovo cliente, come già Eddie diceva. Il secondo è appunto il tema della ibridazione, dell'interconnessione. Il terzo, a noi caro ovviamente, è quello relativo al capitale umano. Ecco, oggi più che mai è importante ricordare che il nostro cliente è un cliente che è centrale nella rete, ovvero è soprattutto poi per i temi dell'ipoturismo, di cui Sabrina Meneghello parlerà nel dettaglio, ecco, è un appassionato innanzitutto, ma è anche un soggetto che ormai è in grado, proprio per la spinta che le nuove tecnologie hanno dato anche in questo periodo, diventa a maggior ragione assemblatore, ma anche certificatore di qualità. E quindi su questi aspetti la filiera turistica deve lavorare e riflettere. Per quanto riguarda il tema dell'interconnessione del networking, anche questo non è un tema nuovo, però quali sono gli elementi che io ritengo essere fondamentali del nuovo modo di intendere la rete? Innanzitutto il cliente diventa parte integrante della stessa, quindi non è un soggetto esterno al quale noi ci rivolgiamo, ma è parte del percorso. In secondo luogo il tema, la passione, diventano centrali, e quindi cosa significa questo? Significa che quando parliamo di networking in realtà non possiamo parlare di reti significative sotto il profilo amministrativo o giuridico, ma dobbiamo parlare di networking che sia flessibile e veloce da riconfigurare, proprio per rispondere a quelle passioni e per essere come dire in prima linea e a contatto con il cliente. Per quanto riguarda il capitale umano, coerentemente con quanto abbiamo detto finora, non possiamo parlare di figure incasellabili, ma dobbiamo parlare di profili dinamici e flessibili. E al master sul turismo equestre degli scorsi anni abbiamo centrato spesso l'attenzione su questi elementi. D'altra parte, che cosa chiediamo ad una figura che sia in grado di valorizzare anche un prodotto come l'equiturismo? Gli chiediamo di essere creativo innanzitutto, ma anche di essere digitale, di essere in grado di creare relazioni. Quindi abbiamo bisogno appunto di figure che siano ibride, e all'interno del nostro master noi cerchiamo di sviluppare questi aspetti. Per quanto riguarda la comunicazione, i temi centrali, ancora una volta torna la centralità della relazione umana. Ovviamente la crisi che abbiamo vissuto, le difficoltà degli ultimi mesi rendono questo elemento ancora più forte, ancora più necessario. Come lo saranno non solo i luoghi, ma anche i punti di vista, il punto di vista di chi a cavallo percorre un territorio. E ovviamente a questo restano legati la tipicità, l'autenticità, ma soprattutto anche la partecipazione e la scoperta del territorio con l'utilizzo di metodi e di modalità che siano di tipo partecipativo. Ecco, questo è un po' il contesto all'interno del quale possiamo effettivamente considerare lo sviluppo
della modalità di visita con l'equiturismo, ecco, una modalità che risponde pienamente a questi aspetti e che effettivamente integra e rende effettivi quegli elementi di connessione, di concetti di ibridazione a cui facevo riferimento prima.